Ciao ragazze, bentornate in un nuovo video. Sono uscita con i miei genitori. Siamo tornati abbastanza tardi, il tempo di preparare il pranzo, abbiamo appena finito di mangiare, ho messo tutto lì ad asciugare, non mi interessa. L'ho bloccato il robottino perché faceva troppo rumore, adesso vi devo far vedere che cosa ho preso perché poi me le devo posare le cose. Tanto Chris qui si sta facendo il suo fortino, un bel casino più che fortino, vabbè. Comunque, come potete vedere, ho già messo tutta la spesa qui. Qui c'è altre buste che adesso vi farò vedere molto velocemente perché è già tardino. Allora, iniziamo con la spesa Lidl. Ho preso questi Smarties da mettere nello zaino per Christian quando va a scuola. Sono quei mini pacchettini. Poi ho preso qualche pomodoro, non c'era niente di che. E poi ragazzi, i prezzi aumentati proprio tanto. Comunque, parmigiano, anzi grana padano, la busta grande. Poi ho preso due buste della spazzatura, sia le grandi che quelle più piccole normali. Ho preso dei bretzel, lo sapete che ogni volta li prendo. Ho preso la sfoglia fine per fare la lasagna, ho preso due confezioni perché voglio fare le lasagne domenica e quindi queste non potevano mancare. Queste qui le abbiamo aperte adesso vicino al caffè, abbiamo preso questi Nippon, questi qua li adoro, questi biscotti. Sempre per vicino al caffè, per i prossimi giorni, visto che ci sono i miei, siamo spesso in compagnia o vicino al tè, ho preso anche questo roll. Il biscottino l'ho fatto che va sotto il tavolo. Bravo. Poi ho preso questa pasta qui della Combino con i dinosauri, guardate quanto è bellina per Christian, tutti i dinosauri, ovviamente è tricolore, quindi una... La pasta, amore, guarda. La pasta con i a forma di dinosauro, guarda che bello. Comunque, andiamo avanti. Sempre per Christian, questo qui l'adoro. Era in offerta a 2,99. Questo qui è spettacolare. Il Johnson Dolcinotti. Questo qui lo prendevo pure all'S&M quando erano piccole. È veramente ottimo. Un iceberg. Ovviamente ho preso le mandorle salate. Queste qui ormai... ogni volta da quando l'abbiamo assaggiato le compro sempre. Poi reparto frigo, ho preso la pancetta a cubetti, questa qua dolce, due confezioni di Leoner, questi qua i bambini l'adorano, lo adoravo anch'io quando ero piccolina. Sempre per Christian ho preso due confezioni di questi puff, queste gallette, l'altra è qui mi sembra, infatti. Quindi ho preso due che erano in offerta. Meglio questo che le patatine. È grandicello, ma lui ancora adesso le adora, quindi gliele prendo. Queste qua sono nuove, sono la carota e il pomodoro. Poi ho preso una rucola. Poi ho preso il pan carré, questo qui da sandwich americano, questi qua più grandi. Una confezione di latte, parzialmente scremato. Ovviamente prendo sempre lo struccante bifasico. Una simil Philadelphia, questo formaggio fresco spalmabile. Ho preso i calzini per Alessia che servivano, ne ho presi parecchi in realtà, ne ho presi sia qua che mi sembra il Kick, non ricordo, no, da Tacco, dopo vi faccio vedere. Quindi questo, una confezione di uva, anche se non è proprio bellissima, speriamo che sia buona. Grana padano in scaglie, sedano. In offerta c'era il bis, praticamente ne prendevi due e ne pagavi uno, e questi flut buonissimi, sia il formaggio che semplice alzato. E poi ultima cosa della Lidl e le pere Williams. Questa qui era la spesa che ho fatto alla Lidl. Da Tacco invece ho preso sempre per Alessia i calzini e per me ho preso due magliettine tipo queste qua, praticamente identiche, ma una beige. Ho preso la stessa beige e anche verde sotto giacca, veramente sono molto carine. Poi ne ho approfittato che mi era arrivata la mail del 40%, del 30% e due del 25%, quindi si potevano accumulare nello stesso scontrino, quindi tutto questo anziché 27 euro mi è venuto a costare 18 euro. Praticamente i calzini sono tipo regalati o una maglia è stata regalata, quindi conveniente, davvero molto carine, versatili anche in autunno, inverno. Sotto giacca molto belle, visto che belle?
Poi siamo andati al Kick e anche lì ho preso, oggi giornata di calzini, ho preso i calzini dei dinosauri a Christian, tre paia di calzini 3,50€, veramente poco. Guarda, sempre al Kick ho preso questa bellissima ghirlanda da attaccare alla porta. In teoria si potrebbe mettere anche sopra un piatto decorativo e, con una candela al centro, no, adesso vediamo. Brutto fuori la porta? Fuori la nonna porta. Diceva fuori la porta, è più carino. Io ho detto fuori la porta. È più bello? Io la voglio fuori la porta. Più bello, vero? Mi sa che le metteremo fuori la porta allora. Due contro uno, va bene. Veramente anche a me interessava fuori la porta, però vedendo questo spazio così è carino anche così. Non lo so, vediamo, vediamo. E veniva a 5,99€. Poi, tema Halloween per Christian, per quando andremo a fare dolcetto e scherzetto. Guarda che bello. E ce ne ho altri. E ce ne anche altri. Vabbè, ne hai uno in più. Ho preso appunto questa questa cesta per mettere i dolcetti quando andremo a fare dolcetto e scherzetto. Veniva mamma, però non li fai subito. 1,99. Pure donna, poi perché volevo metterlo pure io. Ma che cosa? I dolcetti. Ma certo, andiamo insieme a fare dolcetto e scherzetto. Perché mi ritrovo sul mio. Certo che tu ogni negozio fai un bel bottino tu, eh. Poi mamma è cattiva. Meno male cattiva, se era brava. Ah. Comunque, non ho finito. Sempre a Kick ho preso di nuovo questi fazzolettini, tovaglioli, volevo dire. Bellissimi, tema autunnale, non riesco neanche a parlare, vabbè. Poi pile, perché tutte queste lucine con le batterie vanno via e quindi le ho prese. Adesso ragazzi il pezzo forte arriva. Tenetevi forte. Che per qualcuno di voi potrà essere una cavolata, invece per me invece andate, se avete il tè di vicino andate, perché guardate, ho preso questa zucca che tante di voi mi avete chiesto nei video precedenti, quelle là che dove ho fatto vedere le mie decorazioni autunnali, mi avete detto ma dove le hai prese quelle zucche luminose. Le ho prese su Amazon a un prezzo un po' elevato, però sono di vetro soffiato, quindi estremamente delicate, tant'è che una mi si è un po' danneggiata di qua, quindi però la devo mettere un po' girata, però devo dire che è identica, un po' più grande la mia l'altra, dopo ve la faccio vedere. Il Teddy, io l'ho pagata più di 40 euro quella. Poi il Teddy, invece il Teddy l'ha portata di plastica, quindi ovviamente delicata comunque, però molto più maneggevole rispetto all'altra di vetro soffiato. E veniva soltanto 7 euro. Non è vero, in Italia 8 euro. Vabbè, comunque batteria. Non l'ho vista accesa, quindi non vi so dire, però a vederla identica all'altra. Dopo le andremo a vedere vicine, accese. Poi sempre al Teddy ho preso, per quando arriverà Halloween e devo nasconderli, ho preso questi lecca lecca tema Halloween, appunto, venivano 1,50€, 1,75€ in Italia, scusatemi, c'è sempre quella differenza, vabbè, con tutti questi scheletri, vabbè, sono praticamente delle caramelle fatte ad anello, lecca lecca, a scheletro. Anche lì ho fatto la riserva di pile. Perché io di solito prendo queste qua del Teddy che mi trovo benissimo, non pensavamo di andarci, quindi l'ho presa al Kick, però poi ci sono andata e l'ho presa pure al Teddy. Poi l'altra volta quando sono andata c'era quello che sto per farvi vedere in versione un po' più piccola, non l'ho presa perché era un po' rotta sotto, poi ho detto va bene, ho tante. Questa volta sono ritornata e era sempre lì, ma in versione più grande, quindi più carina ancora, e non ce l'avevo nemmeno di questo colore. Guardate quanto è bella questa zucca. No vabbè, ma potevo non prenderla? No, è 8 euro invece di 7 in Germania, 8 in Italia. Ragazzi, l'occhio va sempre sul numero più 7, ma invece in Italia è 8, vabbè. Comunque, molto molto bella, molto elegante. Ho svaligiato praticamente il negozio. Scherzo. Veramente volevo prendere un sacco di altre cose ancora, ma piano piano, perché uno deve anche darsi un limite, perché sennò uno quello che vede compra, anzi già mi allargo tanto, quindi va bene così. Anche lì ho preso tovaglioli a tema autunno e questo tema natalizio, ho detto le prendo. Sì? Tutto risolto. Comunque stavo dicendo, ho preso anche i tovaglioli a tema Natale. Tema natalizio, molto carino. Ultime due cosine del Teddy, queste
bellissimi, questi bellissimi vasi a sfera neri. C'erano grigi, bianchi non c'erano più, però so che c'erano perché ho visto dei video, li seguo su Instagram, ho visto dei video, vabbè. E quindi questi vasi così li ho presi neri perché sono veramente belli. Venivano 2,50 euro al pezzo, quindi questi qua. Questo ciò che ho preso al Teddy. Ultime cosine che ho preso oggi al Kick, mi sembra il Kick, sì. Tanto Diego. Ultime cosine che ho preso, che ho comprato, sono andata da Pecco, mi sono sbagliata perché il Kick già ve l'ho fatto vedere. Non lo so quanti tagli ho fatto oggi, vabbè, i video si fanno quando i bimbi vanno a scuola, comunque. Ho preso questo cuscino, mi serviva la forma rettangolare per la mia camera. E ho preso questo qui che veniva a 7 euro, molto carino, devo dire. E poi, sempre da Pecco, ovviamente non potevo non comprare, ho fatto la scorta perché da quando è iniziata la scuola ne consumo un po' di più, giustamente, quindi ho preso sia carta argentata che carta forno, che mo iniziamo di nuovo ad utilizzare un po' di più come mi serve. E ultima cosina, per Christian, cioè guardate, 100% cotone, degli Avengers, quindi Marvel. Magliettine per da mettere sotto il grembiule, niente di che, con i personaggi degli Avengers veniva 4,50 euro, prezzi veramente bassi, 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 cioè proprio carini. Guardate che bella, hai visto com'è? E niente, questo qui è, questi qui sono gli acquisti di oggi. Spero che vi siano piaciuti e ci vediamo dopo. Comunque, ecco qua il risultato. Questa qui è quella di plastica che ho comprato oggi, questa qui è quella di vetro che ho già. Guardate, sono veramente molto simili. Questa magari è un po' più bucherellata, quindi si vede un po' di più l'effetto della luce. Questa qui comunque aveva già la batteria da qualche giorno, quindi è un po' più scarica, ma è veramente molto molto bella anche questa. Adesso vediamo solo dove posizionarla. Ragazze, sera. Ho messo sulla cena stasera zuppa di asparagi, scaloppine ai funghi, ho fatto l'insalata di pomodori, questa fa entrare solo, perché il raffreddore non ci abbandona. E questo. Per il momento sono estremamente stanca. Oggi per fortuna la giornata si è aperta, quindi i panni oggi li ho buttati tutti fuori, li ho cazzati proprio, li ho messi fuori per fortuna e si sono asciugati. Quindi mi sono messa a piegare panni che non vi dico. Dovrei anche stirare, ma oggi non ce la faccio proprio perché è stata una giornata veramente pesante. C'è il temporale fortissimo. Oh, che temporale! Vabbè, comunque alla fine le zucche le ho messe qui, guardate che carine. Proprio, proprio carine. Niente, adesso accendo perché mio marito è sotto, sta salendo mentre fa la doccia e poi mangiamo. Quindi vediamo un attimo cosa ne uscirà fuori del video, se no vi saluto qui, altrimenti ci vediamo domani.